Ciao ragazzi, sono io, T-Black Game, e bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi della nuova patch uscita ieri sia su Xbox 360 che su PlayStation 3, e lo faccio utilizzando come sfondo un gameplay offerto gentilmente da Virtus et Fides. Come minimo avrò sbagliato la pronuncia, perdonami se è così. Questo giocatore è nel clan De La Fuentes, anche loro hanno un canale YouTube, quindi andatelo a vedere, si trova in descrizione. E la classe utilizzata è un Vector, silenziato con caricature aumentati, specialità inflessibile, fantasma, acciaio, geniere e percezione ambientale, serie di punti, Lodestar, cane e sciame. Modalità dominio su battaglia terrestre, su overflow. E il risultato finale sarà un ottimo 103 uccisioni e 4 morti, quindi un ottimo risultato, un over 100, veramente. È anche un gameplay molto bello, a mio parere, molto rushato. Spero che il video vi piaccia. E bene, possiamo partire a parlare di questa patch. Lo faccio seguendo l'articolo scritto da Mr. White su Anya, che potete trovare in descrizione. E bene, partiamo da alcune cose generali modificate con questa patch. E praticamente è stato corretto, o meglio, è stata diminuita la potenza della torretta Guardian nella modalità veterano, che risultava molto potente, e se utilizzate il perk acciaio, del quale vi parlerò tra qualche video, il sangue che vedete quando vi feriscono è decisamente ridotto rispetto al solito. E poi è stato corretto un bug, che praticamente resettava le statistiche ai giocatori e li portava al livello 1, e quindi è stato corretto, quindi non dovrebbe più presentarsi in futuro. Infatti molti ci avevano scritto, sia su Anya sia direttamente sul mio canale, mi avevano scritto come poter risolvere questo problema, e eravate veramente tanti, sfortunatamente. Ecco, vediamo di spiegarvi velocemente altri problemi che sono stati corretti. Praticamente è stato corretto un exploit, ossia un glitch, per il quale si poteva livellare in partita privata giocando contro i bot e completare sfide. Ecco, questo glitch, questo XP lobby non si può più fare. Poi è stata corretta la knife lunge, ossia un glitch con il coltello. Praticamente accoltellando da lontano un nemico si poteva scattare, magari se si prendeva un oggetto o una rampa, partire in aria. Ecco, questo qui non si può più fare. Altre cose che sono state modificate, sempre riguardo le nuove mappe, ecco, sono stati corretti molti glitch o comunque errori nelle mappe nuove. Su Downhill ad esempio è stato corretto il wall breach, che vi ho mostrato qualche video fa, nel quale si poteva vedere attraverso una roccia, oppure un glitch nel quale sdraiandoci nei pressi della fermata del vagone della funivia si poteva finire sotto la mappa. Ecco, questi qui sono stati corretti, come è stato corretto un glitch nella mappa Mirage, grazie al quale si poteva uscire dalla mappa. Bene, altre cose sono state corrette: gli spawn dei cani nella mappa Slums. Probabilmente adesso non so di preciso di che cosa si tratti, però si vede che i cani non riuscivano ad entrare correttamente nella mappa in qualche punto, almeno penso sia così. Poi è stato corretto un bug grazie al quale praticamente si poteva sopravvivere al treno in express, e alcune volte praticamente sdraiandosi sulle rotaie. E altre cose corrette, mi pa ecco, riguardo la al Pacera, la Peacekeeper, la nuova mappa, praticamente pur completando le sfide a volte non veniva sbloccata il biglietto da visita, il titolo, e adesso questo problema è stato corretto, quindi pur completando le sfide delle mimetiche sbloccheremo anche il titolo esperto, mi pare, ecco. Poi è corretto un problema per il quale l'UAV non era disponibile nelle partite di multi-team veterano, quindi partita a squadre multiple in veterano, è stato corretto anche questo. Ecco, questo qui ha risolto un problema sulla minimappa per le serie di uccisioni. Praticamente capitava a volte che chiamando l'elicottero stealth a volte si vedesse sulla mappa e a volte no. Quindi adesso è stato risolto questo problema, dovrebbe essere sempre uguale. Teoricamente non si dovrebbe vedere, comunque, a meno che non l'abbiano depotenziato, però teoricamente non si dovrebbe mai vedere. Poi ho risolto un altro problema per il quale sdraiandosi con lo scudo sulla schiena i cani non riuscivano a colpirci, adesso riusciranno a colpirci lo stesso. E è stata aggiunta una nuova medaglietta chiamata Ladro, la nuova sfida, utilizzando il Black Hat PDA, ossia il nostro aggeggio per hackerare gli equipaggiamenti, rubiamo un approvvigionamento nemico, sbloccheremo questa medaglietta, ci comparirà questa medaglietta che ci darà alcuni punti. E poi è stato
Sì, ecco, le altre cose corrette sono soprattutto riguardo le mappe nuove, poi state bilanciati bilanciate alcune diciamo come si può dire, ad esempio ho risolto un problema in discesa con gli effetti di luce e ombre che non appaiono nella cabina della funivia dopo una migrazione host o modifica generica della stanza in downhill, ecco. Sono comunque problemi riguardo le nuove mappe, detto che presentano molti difetti, come li presenta la nuova mappa di Rise, che era piena di glitch e bug che sono stati corretti. Ecco, infatti riguardo dei Rise sono stati corretti tantissimi glitch che erano stati scoperti. Poi è stata modificata il trampolino da lancio, il vaporizzatore, penso che è stato indebolito, dato che poteva essere piazzato in un angolino e noi piazzandoci dietro rimanevamo immortali, restavamo immortali. E sono stati anche corretti dei bug in transit, dove nella mappa riuscivamo a essere immortali agli zombies, gli zombie non riuscivano a colpirci. E penso poi dice che è stato risolto un problema con il sistema buildable, ossia costruibili. Penso che la turbina infinita, la seconda turbina infinita, perché era già stata patchata, non si possa più fare. Poi problemi risolti su dialoghi sbagliati dei personaggi che sbagliavano a dire la frase, cioè dicevano una frase nel momento sbagliato. Infine, ecco, risolti dei problemi dei Rise dove gli zombies avevano problemi di traiettoria, ossia capitava che quando gli zombies buttavano a terra un nostro compagno, essi praticamente andavano in una direzione totalmente opposta al giocatore rimasto in piedi per una trentina di secondi. Quindi ragazzi, quello di oggi più o meno a grandi linee è quello che troveremo, che abbiamo trovato nella patch 1.6 per Xbox o 1.7 per PlayStation 3 uscita ieri, 19 febbraio. Per altri dettagli vi invito ad andare a vedere l'articolo scritto su Anya, sempre che non l'abbiate già fatto. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace. Nuovamente in descrizione trovate il link al canale di De La Fuentes, dove potete trovare altri gameplay come questo, altri ottimi gameplay come questo che a me è piaciuto un sacco. Quindi saluto tutto il clan De La Fuentes, in bocca al lupo ragazzi, buon proseguimento. Spero che a tutti voi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così ricordatevi di cliccare il pollicione in su. E niente ragazzi, al prossimo video!